Il Papa non ci crede, Bolle, la Trocchia sarà la nuova sede. Strasburgo, Bruxelles, il Papa non ci crede. Bolle, una trocchia, sarà la nuova sede. Va bene, va bene, va bene. Tiriamo le somme, avvocato, di questa estenuante. Emozionatissimo. Estenuante scalata che lei sta facendo, inutile. Allora, l'avvocato, lo ricordo per chi non lo sapesse, vuole spostare la sede del Parlamento Europeo. Ma troppo emozionato. Vieni qua. La sede del Parlamento Europeo da Strasburgo a Bruxelles a Polle e una Trocchia, dico io, Simo, ma secondo te è mai possibile? E oggi, qualcuno... oggi è grande giorno, oggi eh. Ci sono le oggi votazioni. Oggi è il giorno delle votazioni per oggi ci sono le spostare votazioni. La sede, mamma mia, ci Pocano, siamo, ci siamo. Sono troppo, troppo no, entusiasta, no, poi ci rimane male. Ma quando mai, Stefano, vabbè. Stefano, ma ci rimane io, male. Io, in quanto capo della lista civica, sotto a chi Trocchia, ricordiamolo. Ho lavorato bene, sotto traccia, per convincere, capito? Sotto traccia? Sì, sotto traccia, per convincere. Deputati sotto traccia, sono andato ai capi di stramaccia sotto traccia. Ma che significa? Fatto qualche traccia? Piccolo accordo sotto banca. Zitto, chi sa poi io, Stefano. Ma siamo in televisione. Stefano, zitto. Siamo in televisione, Stefano, non si possono. Ho fatto un po' di accordini, ma niente di che, niente di che. Vabbè. Sono andato, per esempio, dall'altro. Non sono, posso dire, non sono d'accordo. Stefano, sarai d'accordo con me? Sono andato dall'altro rappresentante, no? E gli ho detto, tu sei alto, qua a Bruxelles i letti sono corti. Noi a Polle e una Trocchia ti mettiamo dei letti lunghi che pure tu sei più di due metri. Puoi dormire, non ti escono i piedi fuori. Quello è stato con te. Poi sono andato dalla Mezzola, no? La Mezzola. Quella là, lei è il capo del Parlamento Europeo. No, sono andato alla Mezzola, ho detto io nella sede a Polle e una Trocchia ti faccio trovare tutte mezzole dappertutto. Così ti senti più a tuo agio. Cioè, poi ho detto tu, noi ti invitiamo tutta Malta, la capitale di Malta, te la facciamo venire in Italia, te la invitiamo a festi di Sanremo, sai come si chiama la capitale di Marco? Come si chiama? La Valletta, la invitiamo al Festival di Sanremo, che le serve sempre? Un microfono, porta un fiore, una cosa, capito? Ma lei vuole corrompere con questi sotterfugi? Ma no, Stefano, io me li devo portare da me, poi ci sta lei già il cuore, già lei il cuore puzza per me, eh? Il cuore suo già puzza per me, il cuore di una onda mai. Il cuore di Ursula von der Leyen. Io ho capito Ursula von der Leyen. Già puzza per puzza. Me. Puzza per me. Il cuore di Ursula von der Leyen, quindi sto ma come si posto. Stefano, quella appena mi ha visto, quando mi vede che cammino nei corridoi, ma chi? Tu la vedi che mi guarda estasiata. Chi? Ursula von der Leyen. Mi guarda estasiata che io cammino di là nei corridoi della UE. Si drogherà. Sì, no, quella si drogherà, quella ha capito, quella ci piace il maschio latino, capito? Quando io cammino nei corridoi mi tocchi il ciuffo. E cammino là nei corridoi dell'Unione Europea, della UE. Io camminato nell'Unione Europea. Io cammino così nei corridoi. E quella così quella si innamorata. Quella va al manicomio. Sì, al manicomio. Ussi, vai al manicomio. Lei va al manicomio. Il mio cuore batte per te. Ok, proprio in questo momento stanno votando prego, in questo momento. Fai il tifo per me, ma avvocato, fai il tifo per me. Ma cioè, avete capito? Polle e una Trocchia sarà la sede del Parlamento. Ma non è detto una ancora. Incredibile, meravigliosa. Ecco qua. Okay. Pronto, Barsella, buonasera. Yeah. Chi è? Ah, sì, c'è una telefonata per l'avvocato. Oh. E me? E chi è? Come ti chiami, bella? Ursula. Ursula è lei! Non ce la faccio! Risponda! Vai tu! Ma come vai tu? Mi vuole dire la votazione? È lei, sì, vai tu! Ma è lei. Allora è vero, questa pantomima, è vero. Vai tu! Andiamo che dico. Rispondi a Ursula. Non mi mettere ansia. Mamma mia. Non mi mettere ansia. Enzo. Pronto, buonasera. Vai, Enzo, vai. Buonasera. Stefano, vai, Stefano. Pronto, Ursula, buonasera. Lei è lei. Buonasera, sono Ursula von der Leyen. E lei, amore. Sei tu mio passerottino adorato, no, no? No, signora von der Leyen. Io mi chiamo passerottino. Ho capito, ma non voglio entrare nelle vostre cose, che schifo. Io sono Stefano. Dici cuore mio. Dici ma che cuore mio? Io la chiamo così, cuore mio. Signora von der Leyen, io sono Stefano De Martino. Si chiama piacere, signor Martini. No, De.
Ah, Dede Martini. Dede, mi ha dato. C'è scoppiato l'amore. Questo numero mi ha dato avvocato d'afflitto. Sì. Abbiamo appena finito votazione. Oh. Unione Europea ha deciso. Nostra sete deve essere spostata. Oh, mio grande! Deve essere spostata. Abbiamo accettato suggerimento di avvocato d'afflitto. No. Hanno accettato il suggerimento. Io, sposteremo sede in Italia. Oh. Grande! Sei grande, Ussi! Precisamente in Sud Italia. Grande, Ussi! E come diceva avvocato, sposteremo in paesino piccolo col doppio nome. Così da non far rimpiangere doppia capitale. Oh. Grazie! Per questo ho il piacere di dichiarare ufficialmente che nuova sete Parlamento Europeo sarà Vairano Scalo. Vairano Scalo. E salutiamo sua trocchia. Salutiamo sua portavoce, avvocato. Signora Geralta. Buonasera. È una vergogna! La signora Gerarda di Vairano Scalo! Era ancora peggio che a te lei! Non fregata! Vieni qua, la gente deve sapere, tu ti devi vergognare davanti a tutta Italia. Questo è uno dei nostri autori, Francesco. Ma non è vero, sono la signora Gerarda! Voi dovete capire, questa è una gabbia di matti. Ma guarda, ma è altro che il pollo! Questo! Anche il pollo! Gli devo spezzare le alette. Ma questo, gli devo spezzare. Ma che bel manzo di Martino. Lei già mi fa schifo da uomo, si immagini da donna. Ma sono tante puntate che chiamo. Ma per piacere. Vada là, si mette un po' vicino. Lui mi è antipaticissimo, mi deve dare un premio. Sì, sì, si mette. Ho vinto, mi deve dare il premio. Ha vinto, va. Passi di là. Vada vicino. Mi deve dare, cioè. Ma lei quella che chiama sempre. Vada vicino. Faccia il giro, faccia il bacio. Bacio! E mi dia un bacio! È un bacio, dai, fate pace! È sempre stato antipatico, mi dia questi cioccolatini che non c'entrano nella borsa, tra l'altro, li mangerei con lei, però quasi. Mi sembra la signora Coriandoli. Ma guarda le spalle! Ma no, Coriandoli, c'ho il bustino di zucchero, però... Quasi, avvocato, forse potremmo fare una coalizione. Ma manco una colazione, voglio fare. Ma sono single. Single devi rimanere. Mi avete offeso profondamente. Arrivederci. Ma guardate la e l'aspetto per l'insediamento del Parlamento. Adesso viene l'avvocata a insediarsi. Ma io non voglio proprio niente. Si insedi lei. Fai uno scalo. Vai. Amici telespettatori, voi queste cose le dovete sapere, perché qua è tutto assurdo. Quello è un nostro autore che solitamente porta il pizzetto. Io oggi lo guardavo per la prima volta da quando lo conosco senza barba e ho detto: ma perché questo si è fatto sta barba? Sarà che è l'ultimo giorno di lavoro? Niente, era per travestirsi da donna, immaginate. Questo è il livello.